tutti i cristiani hanno sempre riconosciuto in Maria Santissima, come preghiamo nella colletta della messa di oggi, una degna dimora per il Figlio di Dio. È Maria, immacolata nel suo concepimento. La festa di oggi, l'8 dicembre, è una festa teologica, una festa che ci ricorda il dogma voluto dal Papa, mostrando Maria bella, pulita, tota pulcra, fin dal concepimento nel grembo di sua madre, di Sant'Anna. Perché? Perché doveva essere la madre del Signore. Maria è stata libera, Maria, proprio perché immune dal peccato, è la donna più libera. È la donna che ascolteremo nel Vangelo dell'Annunciazione, dicendosi: eccomi, sono la serva del Signore, si è legata strettamente a colui che è la libertà, è la bellezza ed è la verità. Più si è uniti a Dio, più si è liberi. Maria ci insegna proprio questo, la lontananza dal peccato per essere riempiti della grazia di Dio. Ascoltiamo il Vangelo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. E il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: Come avverrà questo, poiché io non conosco uomo? Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. L'Evangelista Luca ci ha pitturato, possiamo dire, una scena particolare, una scena che forse Maria ha vissuto nel suo intimo da ragazza. Il sentirsi piena dello Spirito Santo e iniziare l'opera di salvezza. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Maria ci fa passare dal peccato alla salvezza. L'immagine delle statue che abbiamo nelle nostre chiese, dell'Immacolata Concezione, si mostra come il libro dell'Apocalisse ci spiega: una donna vestita di sole, coronata di stelle, e sotto i piedi il mondo e un drago, un serpente che simboleggia il peccato. Maria è chiamata per rivelare al per portare al mondo la salvezza. Ecco la festa che celebriamo oggi, questa festa mariana. Immune da che cosa? Immune dal peccato originale e originante. Potremmo dire, Maria, oltre ad essere, uso un'immagine quasi contemporanea, vaccinata contro il peccato, ha vissuto le sue scelte libere e lontane dal peccato. Ha vissuto in ascolto della parola di Dio, ha vissuto tutta la sua vita come moglie, come madre, ma non aveva un segno di riconoscimento, non aveva una medaglia per ricordare a se stessa che
che doveva essere di esempio. Nella normalità ha vissuto questa vita nella grazia di Dio. Le letture di oggi ci fanno vedere il passaggio dal peccato originale, da Genesi 3, fino alla salvezza che viene per opera dell'incarnazione del Figlio di Dio nel grembo di Maria Santissima. Maria non ha paura, abbiamo ascoltato nel Vangelo, ha qualche, possiamo chiamarla titubanza, ma si fida di Dio, si fida di quelle parole dell'Arcangelo Gabriele che gli mettono nel cuore la speranza. Come possiamo vivere questa attesa di Maria nella nostra vita? Dobbiamo essere immersi nella benedizione di Dio, nella grazia, e far sì che ogni nostra scelta quotidiana sia nella libertà, nella speranza e lontana dalle cose del mondo. Maria Immacolata Concezione, senza peccato originale. La nostra vita senza cosa? Dovremmo fare questo esercizio, questo gioco oggi. La mia vita senza peccato, senza, ognuno di noi può mettere, può concludere questa frase nella sua vita spirituale. Senza, Maria è stata senza peccato. Maria è stata senza l'attrazione delle cose del mondo. Maria è stata libera e piena della grazia dello Spirito Santo. La Vergine Santa benedica la nostra città, benedica ciascuno di noi e ci doni la speranza del domani. Buona festa a tutti.